Carta Bianca con Ciro Tumolillo. 2 minuti dopo le 18.30, quindi sono le 18.32, e vi abbiamo parlato dell'ospite che avevamo nella seconda ora. Chiaramente parleremo sempre dell'argomento della separazione tra uomo e donna, o anche della difficoltà di una separazione, proprio di un abbandono. Ne parliamo in diretta con Marco Ferradini. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao Marco, ci siamo sentiti ieri o l'altro ieri, mi pare? Sì, due giorni fa abbiamo deciso di sentire. Di fare questa cosa. Perdonami, abbiamo messo teorema per fare una cosa diversa. Sì, per essere originale, no, va bene. Ma tanto è una canzone che giusto aperitivo. Però ne abbiamo preparate altre due che ti hanno chiesto i fonici dall'altra parte, che poi l'hai chiesto anche a me. Attimi, no, che la sentiremo poi in secondo momento. Allora, l'argomento, io perché chiaramente mi sei venuto in mente tu quando abbiamo deciso di fare una trasmissione che parlasse anche delle difficoltà di un rapporto tra uomo e donna e chiaramente dell'effetto di un abbandono di una donna nei confronti dell'uomo, mi sei venuto in mente te. Perché? Perché mi hai già raccontato in un'altra intervista di come è stata scritta, perché è stata scritta questa canzone. Sì, le mie canzoni in generale nascono da situazioni che ho vissuto, da storie che ho personalmente, oppure di qualche amico, oppure sentito, certo, raccontare. E la canzone in questione, invece parlo di Teorema, è una canzone che mi vede proprio protagonista, perché io ero un giovane che nel 1980 aveva una storia importante, per questa storia è finita male naturalmente, e lì come sfogo personale andasti in montagna. Esatto, in montagna insieme ad un amico che è Herbert Pagani, quello di Cincinco gli occhiali di Alberdore. Vabbè, e noi abbiamo parlato, discusso, cercato di analizzare il perché e per come gli uomini sono fatti in un modo e le donne invece sono fatte in un altro modo, e alla fine siamo venuti alla conclusione che insomma ci deve essere una strategia amorosa. Ecco, se non c'è una strategia amorosa si è rovinato, il povero uomo in qualche modo viene rovinato. Perché? Perché l'uomo non riesce a capire le donne sono estremamente complicate, sono il cruscotto di un giambo, invece non sai mai quale tasto toccare, e invece gli uomini sono il cruscotto di una vecchia 500 con un paio di tastini e tutto funziona sempre, perché noi siamo rudimentali, invece loro sono macchine molto molto sofisticate. Quindi non siamo evoluti, è quello che ci stai dicendo. Noi siamo evoluti tecnologicamente, ma nel cuore siamo molto fragili. Ma anche le donne lo sono, però mentre le donne sono complicate come persone, cioè ogni giorno ti stupiscono, ti stravolgono, dicono una cosa e ne pensano un'altra, invece noi uomini quando diciamo una cosa è quella, anche perché abbiamo meno fantasie di loro. Le donne invece ci sorprendono e ci stendono sempre con questa grande fantasia e con il fatto che se tu osservi una donna ogni giorno si veste in un modo diverso, cambia rapidamente il colore dei capelli, la messa in piega, cambia il rosso, cioè cambia molto più spesso le scarpe, se vogliamo, diciamo che è un essere in trasformazione costante. Il segreto quindi è guardare le donne come che cosa fanno, perché è da lì che capisci poi, no? Esatto, però bisogna guardarle anche con grande amore, nel senso che io rimango affascinato da questa diversità, no? Da questo loro cambiare sempre, da questo voglio di novità. E è una cosa molto positiva. Da una parte ti fa dannare, dall'altra parte è una cosa molto positiva. Invece noi uomini siamo un po' fermi, sempre quando acquisiamo una cosa vorremmo che fosse sempre quella e non cambiasse mai, no? Ecco, da questo punto di vista noi siamo poco rivoluzionari e siamo più pantoforari, se vuoi, ecco, anche se poi siamo degli uccelli di bosco, dobbiamo sempre trovare novità anche noi, però è diversa la cosa, è molto diversa la cosa. Senti, allora Marco, noi intanto ci sentiamo tra un attimo, perché a proposito di attimi che stiamo per mandare, la mandiamo in onda, poi ci parli di attimi, va bene? Va bene. Ok, tra qualche minuto. Attimi. Marco, sei in diretta con noi? Sono in diretta.
No, io adoro questo modo tuo di essere così. Guarda, sei veramente un eterno ragazzo, perché tra l'altro poi queste canzoni che molti probabilmente qui a sud non avevano sentito, perché chiaramente uno parla sempre di Teorema, canzone che mettono è questa, ma tu hai scritto dell'amore e intorno all'amore tante belle canzoni. Sì, diciamo che sono stato chiamato il guru dell'amore non a caso. Ecco. Da Giovanni e Giacomo. Beh, esatto, sì, perché tra l'altro c'è una scena del film Chiedimi se sono felice. Esatto. E dove loro felice. Proprio ma fuori dal letto e da ripetere nessuna pietà, e che c'è, nessuno è perfetto, bellissimo. Esatto. Io ti dirò che devo stare attento, perché quando sono a fare concerti, a forza di sentire fuori dal letto nessuno è perfetto, mi viene anche a me di dirla. Ma io ti immagino. Bellissimo. Fare lo sforzo mentale per ricordarmi l'originale, insomma. Comunque, ti ringrazio i complimenti. No, la canzone che ti ho ascoltato, Acqua, è una delle canzoni che io preferisco, perché parla proprio dell'argomento di oggi, fra l'altro, l'oggi di questo abbandono, del fatto che l'uomo quando si sente abbandonato diventa un po' sbuffone, esce, trova gli amici e vorrebbe far di tutto per dimenticare, quindi si ubriaca, fa le stupidate per poi sentirsi ancora più solo alla fine, no? Perché si rende conto che la sofferenza non puoi prenderla in giro, insomma, ritorna sempre. Ecco, questa è la canzone proprio, e parla dell'acqua, del fatto che in generale noi uomo e donna, quando ci innamoriamo diventiamo come vapore acqueo, ci siamo verso il cielo, siamo leggeri, poi la forza dell'amore ti spinge con il vento, poi alla fine cadi, la prima vite ti fa cadere sulla montagna come acqua e torni verso il mare e poi sei pronto a ricominciare questo ciclo vitale, no? Ecco, questo è il significato della canzone. Senti, invece Attimi è bellissima, parli di questi momenti, cioè l'amore non dimentica. Esatto, quello che lasciamo è esattamente quello che sappiamo dare, saranno questi attimi che ci faranno ricordare. È un incontro casuale con una persona che ti fa, che ti dà un momento di passione, però senza chiedere, senza volersi vincolare, è un regalo che ti fa un'altra persona, è un regalo vicendevole, può capitare nella vita, e queste persone lasciano un bellissimo ricordo dentro di te, perché è giusto lasciare dei bei ricordi. La cosa migliore che tu possa avere di una persona è il bel ricordo di quello che ti ha dato. Senti Marco, futuro tuo, mi ha parlato di queste canzoni, dopo ascolteremo tra l'altro anche un'altra bellissima che si chiama Quanto tempo abbiamo. Che futuro sicuramente sto facendo adesso dei concerti per ricordare Herbert Pagani, okay. Per ricordare questo grande personaggio, si chiamano La mia generazione, come l'album che è uscito 2 anni fa, che porta il titolo, e ne ricordo appunto questo grande artista, scomparso nel 1988, ed è uno spettacolo anche teatrale, si chiama La mia generazione, e in più adesso sono in sala per realizzare un singolo che, se tutto va bene, uscirà nel prossimo anno, all'inizio del prossimo anno. E noi non vediamo l'ora, ti ringraziamo di essere stato nel pomeriggio di Carta Bianca. Grazie Marco Ferradini. Grazie a voi, ciao a tutti, un abbraccio a tutti gli amici che ascoltano. Grazie, ciao. Da Napoli, ciao Marco. Ciao. Carta Bianca con Ciro Tumolillo.